Signori, guardate che macello che sto combinando su schermo. Abbiamo cambiato totalmente genere e siamo ritornati con una vecchia gloria che sto giocando da un po'. Più ci gioco, più non so perché rimpiango la vecchia gloria. Non so, è quella sensazione che una persona personalmente prova e difficilmente si può esternare. Però sono anche le 11 di sera, la mia prontezza strutturale verbale non è di quelle più fresche e quindi non posso disperdermi in elucubrazioni di alta classe, di alta fattura. Comunque, abbiamo il classico Tower Defense, di quello non si può più classico di così, con il torrettame disposto in maniera strutturata anche per creare o di allontanare, di allungare, di creare la vita sempre più difficile al nemico che incombe sulla nostra base. Ci sono delle piattaforme che sono dei boost, che costano pochino, 50 unità, sono, adesso già che ci siamo facciamo degli upgrade. Che quindi sono queste, costano 50 unità poco, creano dapprima un percorso un pochino più allungato, degli ostacoli, e poi ci posso piazzare del torrettame al di sopra che riceve nel caso specifico un boost. Quindi direi che sono delle ottime soluzioni. Abbiamo i laser, abbiamo le gun, le smitraglianti, abbiamo gli inferno che sparano fuoco a manetta, abbiamo dei cannoni super potenti. Adesso questa è una delle prime missioni, quindi non ci sono quelle estremamente volute. Le Tesla, i missiloni, quelle nucleari, ci sono di tutto e di più. Potenziamo sempre tutto quello che abbiamo. Qua possiamo costruire qualcosina. Appena c'è, costruisco un altro laser che fa un po' di danni e genera il panico sulla popolazione ostile. Ci avviciniamo e li vediamo cadere piano piano, inesorabilmente. Allora, vediamo se possiamo mettere un laser. In questo caso volevo un laser. Cerchiamo di fare degli upgrade che costano anche un pacco. Le risorse incrementano almeno all'inizio molto lentamente, ma poi incrementa il giro. Non si guadagna dalla distruzione dei nemici. O almeno per adesso, poi dopo probabile ci sia qualche upgrade. Ok, fai un potenziamento se puoi. Spaccateli tutti. Ok, ovviamente le partite, i livelli durano un bel po'. Da una parte è ottimo perché ti dà un po' di tempo per, diciamo, strutturare, fare un po' di upgrade, pensare, stratificare. Dall'altra parte però 20 ondate sono 10 minuti a volte, se ti va bene. Anduma, un po' di grana, che qua c'è bisogno di fare un po' di upgrade, se no installo della roba nuova. Installiamo delle gun qua, installiamo un laser, e qua ci mettiamo un cannone. Ok, bravi ragazzi, bravi, zaffate a non finire. Bene, stiamo pronti per l'ultima dose. Adesso queste sono quelle iniziali, sarà forse la quarta o la quinta, non mi ricordo bene. Comunque siamo, non è tanto difficile per adesso. Volevo farti vedere che foto mi manda Radiki. Guarda. Ok, congratulations, Commander, we did it! Bene, molto bene.